Salve a tutti, buonasera! Indovinate dove siamo? Al casolare! E le... Faccio il copyright su stacchetto. Tutto naturale, tutto spontaneo, fantastico. Sì. Senti, io devo dire che quando sono arrivata, in realtà, cioè praticamente adesso, quando sono arrivata, cioè ora, ho detto, sto tanto male, devo mangiare. Una volta che mangio mi sento meglio. Infatti ha mangiato, si sente meglio. Ha mangiato e mi sento meglio, vedi, mi ha dato la carica. Fusilli e funghi, hai funghi, buonissimi. È vero, io stavo facendo la sirissima sul divano, ero sul divano questa settimana. Abbiamo stava addormentando. Abbiamo parlato di violenza di genere, quindi sicuramente violenza di genere, cioè la violenza sulle donne. Quindi un argomento molto importante, molto serio, che abbiamo affrontato e affronteremo nell'arco della puntata. Nel dettaglio, però insomma poi quando andiamo nei locali ci vuole un po' di sprint. Sì. Buonasera, benvenuti al casolare. Violenza sulle donne, per esempio, cioè tipo donne. Se io prendo quella sedia, te la do in te. No, viene sulle donne, io a te, non con me. Allora valla a dare in testa a Francesco. È uomo. Non è la tua donna. È anche la mia donna, sì. Però dico, per far vedere l'esempio di violenza sulle donne, ogni tanto un teaser lo dovremmo fare, no? Quindi prendo la seta, te la tiro appresso, cioè, questo non vai, si fa. Prova. No, non mi sembra il caso. Questo è quello che voi non dovete fare, ecco, io vi faccio vedere quello che non va fatto. Però non me la fa più alla sedia, però vabbè, allora, facciamo conto. Allora, buonasera, benvenuti al casolare, di ciao, che parliamo? Parliamo del casolare, lui è Alessandro e ci sta per dire tutto quello che accadrà al casolare in questi giorni. Allora, in questi giorni stiamo preparando ovviamente per aprire la piscina, già tanti banchetti li stiamo facendo su, l'inaugurazione vera e propria della piscina, col diurno, quindi ho la possibilità anche di venire a pranzo, di pranzare a bordo piscina, non penso. Vento, non ti scompiscia i capelli? Se ce li avessi sì, ne scompiglierebbe non avendoli. Ovviamente il risultato è quasi uguale, non ti scompiglia? Ma scusate, ma non ha bevuto vino stasera, no? Mica mi sbaglio. Non bevo nulla, sono così al naturale. Ha bevuto la birra. Ok. Dicevo, quindi il 27 sarà possibile anche pranzare. Ovviamente servizio piscina aperto tutti i giorni, tutta la settimana. Appuntamento sabato prossimo, il 25, il pomeriggio faremo un piccolo happy hour in piscina, appunto dal pomeriggio dalle 15 fino alle 19:30. Dopodiché avremo il 25, ancora non parliamo appunto di inaugurazione delle serate in piscina, avremo come ospiti e intrattenimento avremo Anna Maria Fortuna con il gruppo The Art Project, con il suo gruppetto. Bene. Saranno tre elementi, già abbiamo fatto una piccola formazione insieme a Solitalia il mese scorso se non sbaglio, quindi ci sarà Anna Maria con i The Art Project e poi il 2 luglio ci sarà l'inaugurazione delle cene a bordo piscina con Vanessa il 2 luglio sera. E questo diciamo è per il momento. Perfetto. Ciò che abbiamo in programma. Raggiunto. Cosa ho dimenticato? Siamo giunti. Non hai dimenticato nulla. Sono bravo. Sei bravissimo. Vai, batti il 5. E allora che facciamo adesso? Ci vediamo al casolare. Sì, ci vediamo al casolare per una visita alla cataratta. Una visita alla cataratta. Potete chiamare tranquillamente. Per abbronzarsi senza fare la lampada. Benissimo anche. E allora, casolare, dove siamo? Siamo a Pellezzano, in via Edoardo De Filippo, numero 2. Numero di telefono non me lo ricorderò. Ai. No, ma quello lo deve dire Francesco. Ah, okay. Dopo arriva Dulcis in fondo, arriva Francesco. Andiamolo a cercare. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare Francesco.
what I need is the truth. Buonasera. Buonasera, buonasera, naturalmente casolare e questa sera finalmente siamo all'aperto, guarda come siamo estivi finalmente, con il vento che ci scompiglia i capelli, ecco, scompiglia, scompiglia. Sì, sì. Questa sera li abbiamo avuto? Allora, questa sera abbiamo avuto Renato con gli Expo 5. Expo 5. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, ciao. Total black questa sera. Sì, un po' come il tempo. No, non è total black il tempo. Il tempo è gioia, perché quando siamo al casolare, a parte che viene l'appetito, no? E quindi poi, insomma, anche questo, secondo me, il buon mangiare porta il sorriso. Cosa ne pensi? Sì, infatti il pubblico era molto caloroso e tutti hanno gustato le pietanze di Francesco. È sempre un pubblico speciale qui al casolare. Beh, diciamo che è di casa, ma anche lui ha assaporato. Sì, lui è di casa, anche lui. Sono di casa, vedi, il problema è che tutti gli addetti ai lavori e io, anch'io. Anche tu casereccio, lo facciamo alla piastra, noi lo facciamo casereccio, insomma, ce lo cuciniamo. Il problema è che tutti gli addetti ai lavori poi non sanno resistere, quando arrivano vogliono mangiare, io arrivo dicendo ho fame e loro insomma mi sfamano sempre. Sì, anche quindi, a noi fanno così, noi appena arriviamo mangiamo, ecco, appena scendiamo dalla macchina già... troppo buoni, veramente. Io questa sera ho mangiato i fusilli e i funghi porcini, mamma ragazzi, mi sono leccata anche i baffi, indescrivibile. E la pizza è straordinaria. La prossima volta fucsia, arancio, viola? Sì, la prossima... No, viola no. Però viola. L'importante è che sia total. Total. White. Total white, perfetto. Total white. Promesso. Bene, per la prossima volta al casolare loro saranno total white. Sì, Expo 5. Expo 5. Expo come 5. Esposito. Okay. Expo. Ah, Expo 5. Sì. Benissimo, grazie. Grazie a voi. A prestissimo. Ciao amici. Ciao. Grazie.
dobbiamo dire la verità. Com'è arrivata questa sera? Tipo la nuvola di Fantozzi è arrivata. Non è colpa secondo me mia, sì. Io non è vero. Dopo, dato che andrai in altri locali, state attenti, come arriva? No, vabbè, in realtà questa sera sono arrivata e giustamente io come arrivo? Sì, mi rivolgo insomma ai ragazzi, ai collaboratori, e dico: ho una fame, ho tanta fame, ho famissima. E mi guardi, ma è possibile che ogni volta che viene tiene fame? Come arrivo dico che ho fame, poi mi ha guardato e ha detto: ma tu una casa non la tieni? Sì, il metro come è arrivato? Lei ha detto: ma tu una casa non la tieni? Ha ragione, insomma, ha ragione. Benissimo, e allora, questo è il problema, che tutti quanti vorremmo non avere una casa per venire al casolare. E noi vi aspettiamo. Beh. Anche perché abbiamo anche le stanzette. Abbiamo anche Manuela, perché Manuela se no diventa una rendita per quanto mangia. La lasciamo a Tony, giusto? La lasciamo a Tony, esatto. La rendita la lasciamo a Tony. Infatti lui è consapevole. Non, vabbè, non andiamo nei dettagli. Casolare, abbiamo anche le camere. Sei camere, sì. Certo, mi sono ricordata il numero preciso. Allora, cosa dobbiamo dire? Diciamo tutti gli appuntamenti, va bene, questa sera abbiamo già detto chi abbiamo avuto, chi ha suonato. Siamo già in terrazza, siamo nella terrazza, questa la terrazza base in effetti al piano terra. Per poi salire al piano superiore dove apriranno un mondo. Il 2 luglio apriremo le scene in piscina con Vanessa e faremo, aspettiamo una bellissima serata. Benissimo. Mica vieni? Io spero di sì, mi inviti? Sì, però diciamo un invito di cortesia. Ah, nella serie vieni, ma vieni già mangiata. Bravo. Va bene, prima ancora del 2 luglio con l'inaugurazione della terrazza e delle cene con Vanessa a bordo piscina, che cosa accadrà? 25 abbiamo un altro gruppo fantastico, però ovviamente me ne sono dimenticato. Ecco, non avevo alcun dubbio perché lo sa Alessandro e quindi non vi preoccupate perché Alessandro lo ha già detto. Alessandro! Dal 25... apriremo anche a pranzo tutti i giorni, quindi il casolare diventa non solo cena, non solo domenica a pranzo, ma saremo pranzo e cena sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. Vedi, loro hanno voglia di lavorare, sono degli stacanovisti. Ecco, vedi. Sì. Diamo il buon esempio. Bisogna fare. Sì. Ecco. Allora. E apriremo la piscina il 27, quindi vi aspettiamo sia in piscina per pranzare la con piscina, noi. La piscina, tra l'altro, per prendere proprio il sole, per fare i bagni in piscina. Sì, qui si sta freschissimi. Si sta benissimo. E si prende bene il sole perché siamo più vicini. Sì. Oggi lo so che sono sempre bianco io, però... No, ma non ti preoccupare, anch'io. Ho preso 45 minuti di sole. Io mi metto... Hai preso 45 minuti di sole? Sì, sì. Si vede? Sei eh? Sicuro? Sì, sì. Ci vuoi ripensare? No, 45. Vuoi ritrattare? No. Anch'io, allora, vi posso dire che sono stata 10 giorni al sole, guarda, ai Caraibi, si vede? No, infatti, non è vero. Enzo oggi si lamentava, ho detto: Enzo, beh, da te che vedo solo foto postate. Ma io gli ho detto, ti devi contenere, perché è troppo nero, quel nero tra il nero e il rosso, che c'è un colore strano, cioè un po' amorfo, non si capisce. No, Enzo sta sempre sul lettino, su qualche spiaggia. Quindi... Fa male, troppo sole, guardate la nostra pelle, bella, giovane, poi dobbiamo dire la verità, che posto sempre foto di signorine, poi non so. Vedi, sì. Porta, ma sarà l'abbronzatura, ti devi abbronzare Francesco, sì. Adesso ti devi abbronzare. Però non posso mai arrivare ad Enzo. Vabbè, che ci vuoi fare, il maestro. Allora, casolare, ricordiamo anche dove, come ci si arriva, allora, quando e perché. Pellezzano, via Edoardo Di Filippo 2, per raggiungerci uscita Baronissi Sud, proseguire verso Pellezzano. Enzo, stavamo ammirando la tua abbronzatura. Lui è molto fiero ed orgoglioso. Allora, io ricorderei anche che al casolare qui a Pellezzano si mangia, oltre che benissimo, ma si mangia una marea di cose. Cioè qui possiamo avere la pizza, i primi, c'è una varietà immensa, la carne è buonissima, abbiamo anche il pesce in questo periodo. Sì, in questo periodo, aprendo il terrazzo esterno, abbiamo inserito un menù giornaliero con pesce fresco. Ecco, benissimo. Ittico. Che è diverso dall'ippico. Vanessa già l'ha detto, ma ogni tanto arriva lui per fare il disturbatore. Fa il disturbatore. Vanessa. A furia di dirlo, secondo me compare Vanessa, ti immagini? E allora, ci vediamo al casolare, sempre, comunque. Vi aspettiamo. Tutta la vita al casolare. L'infoline? 089-568-082, pagina... Lui lo dobbiamo ancora buttare in piscina. Vederlo proprio in costume. Dobbiamo vedere in costume? Quando vai volete. Ma che una volta di queste la facciamo di giorno le riprese? Va bene. Affare fatto. E ci mettiamo tutti e due in costume. Va bene. Vai, qua la mano. Aiuto. Abbiamo fatto le promesse scandalose. Ciao dal casolare. Ciao.